Eccoci qua, belli caldi, eccoci, guarda, mi sto muovendo, eccomi qua, ci siamo, Giulia, ok? Ciao. Giulia Red, indovinate perché? Eh? Indovinate, Giulia Red, bene, new entry, come va Giulia? Ok, Tutto bene, dai. allora, partiamo subito con un topic bello caldo. Far parlare tanto una ragazza in chat e dal vivo. La difficoltà che hanno tutti i nostri studenti, in generale gli uomini, è proprio quella di riuscire a far parlare, investire tanto nella conversazione ragazzi in chat. Partiamo da una premessa. Tu cosa fai? Sei una che da corda tende a essere comunque un po' più monosillabica per poi aprirsi dopo? Come ti rapporti? Sì, allora, per quanto sia abbastanza logorroica, in realtà, però non con tutti mi sciolgo, nel senso che se la domanda è ciao, posso farti una domanda? Ciao, Minchia. come stai? Cioè non rispondo neanche, cioè no, proprio non rispondo neanche. Invece se si trovano degli escamotage un po' più simpatici, un qualcosa appunto di diverso, di strano, di allegro, allora sicuramente mi viene più voglia di rispondere, Hai già detto due cose importantissime. La prima è quella del discorso delle domande banali, quando diciamo noi no, ma tu devi essere te stesso, e se tu devi dire quello che pensi, sì, però se gliel'hanno detto altre 250 persone, capisci che non stai cantando fuori dal coro. No? Sembra logica la cosa, mi sembra. E in seconda battuta, appunto, hai detto sul discorso di un qualcosa di diverso, giusto? Sì. In che modo dovrebbe essere diverso? Cioè, che sia una domanda particolare come la ragazza di prima, qual è il tuo dinosauro, ok? E piuttosto che cosa di diverso deve Evitare le proprie domande banali, appunto un ciao come stai, ciao cosa fai nella vita, quelle Quanti follower domande c'hai noiose, al tante un po'. giorno? Ma su Instagram? Sì, principalmente su Instagram. Ok. Quindi la ragazza parla tanto in chat, punto uno, se giocate su anche domande, prime domande che siano diverse e che accendano una lampadina nella sua testa. Se dovessimo metterci un altro consiglio, quindi perché una ragazza, come farla parlare tanto? Farla incuriosire anche, secondo me, con una domanda che potrebbe essere retorica e che potrebbe far quindi incuriosire appunto la ragazza. Ok, per esempio non ti hanno mai fatto domande relative, chiaramente sì, immagino sul discorso dei capelli sì, ma domande sul fatto, sulla spiegazione del colore rosso, cosa vuol dire per una ragazza che si fa capelli rossi, piuttosto che cosa vuoi in qualche modo dimostrare, che tipo di personalità puoi avere, non te l'hanno mai... Sì, a volte anche con un po' di sarcasmo o comunque quasi con un tono di sfida, ecco. E quelli a volte sono, cioè quelli in cui al momento dici ma che cosa vuole questo, però perlomeno gli rispondi, ecco. Che cosa vuole questo e poi le rispondi, E perché la sfida crea quel punzecchiamento, quel bruciamento di culo che alla ragazza fa piacere. sì. Perché? Perché Perché non fa è piacere? noioso. Perché, non è, perché per una volta magari non vedi come se dall'altra parte ci fosse uno zerbino pronto proprio a parlare solo di te e insomma starti dietro, wow, che bella, cioè. Sì, cioè l'atteggiamento di sfida e lo sfidare, punzecchiare, anche con atteggiamenti un filo snob che possono sembrare un pochettino acidi, fa tutta la differenza del mondo. Dimmi cosa ne pensi, cioè le persone hanno paura però di comportarsi così per la reazione della ragazza. Ok, però ovviamente dopo la mia risposta di solito l'altra persona dice: Ah, ok, no, ma non volevo aggredirti Volevo o non sembrare volevo, sì. Ok. esatto, sembrare magari maleducato o altro. Quindi poi ovviamente fanno un passo indietro in realtà. Però almeno hanno ricevuto la risposta e da lì è partita come una sorta di curiosità nei loro confronti. A quel punto, anziché dire non volevo, è bene magari abbassare i toni senza dirglielo, ma far capire appunto che cioè, ho abbassato i toni senza esplicitarlo, no? Esatto. Tu sei iscritto in qualche chat?
Tinder, Happn. Allora, in questo momento no, però ce le avevo tutte fino a qualche mese Sei fa. fidanzata? Sì. Ok, motivo? Perché poi mi ero fidanzata e mi sono tolta. E poi Ragazzi, è basta. fidanzata. No, non più. Ah, non è più fidanzata? E perché quindi adesso ti rimetterai? Guarda, da Questo. quant'è che sei single? Da pochissimo. Tipo? Una settimana. Cazzo, ragazzi. Cazzo. Non ti vedo dispiaciuto, anzi. No, no, in realtà sono molto dispiaciuta e maschero bene. Ah, fighissimo. Sì, no, in Ragazzi, realtà. rubate queste cose dai ragazzi, In cioè realtà sto maschera. di cacca, però in realtà Fighissimo. non lo mostro, ecco. Ottimo. Dal vivo, ok? Come far parlare una ragazza dal vivo? Qua entrano in gioco dei fattori relativi al carattere della ragazza, il fatto che magari può essere timida, alla situazione in sé e a come il ragazzo si atteggia e si comporta. Però quando, le volte che tu ti sei aperta e parli, hai parlato dal vivo con un ragazzo che hai appena conosciuto, che dinamiche si creavano? Cioè, che cos'è che faceva? Quali erano le situazioni che si creavano tali per cui dicevi, ok, parlo più del dovuto, rispondi in una maniera un po' più lunga? Allora, sicuramente quando vedo l'altra persona interessata, non solo magari a quello che potrebbe essere in modo basico il mio lavoro, però più che altro proprio quando mi chiede delle mie passioni, dei miei interessi, dei miei hobby, quello che faccio nel tempo libero, quindi quando vedo un qualcosa che vada oltre il classico colloquio, cosa fai nella vita? Cioè, oltre a quello, proprio spingere sul lato anche emotivo, quindi sulle mie passioni, perché faccio una determinata cosa, perché sono legata così tanto a una determinata passione. Entrare nello specifico è una cosa intelligente che ti fa percepire come una persona che sta realmente ascoltando. E perché probabilmente tu, magari ragazzi in generale, vedete la domanda generale classica come una roba di routine alla quale non date più peso. Esatto, quindi do molto più peso a qualcuno che vedo che si interessa veramente, magari poi è solo una copertura, però comunque che vedo che presti l'attenzione a quello che faccio e che mi piace fare. Funziona secondo te l'atteggiamento di sfida che adottiamo in chat anche nella parte dal vivo? No? No, secondo Come me quello può essere, o magari proprio, almeno per me, proprio all'inizio, un paio di battutine, però poi io tendo ad infastidirmi. Ecco, cioè mai? Ok. senza esagerare. Poi vabbè, io sono la prima che autoironica, che ride, scherza e tutto, però poi ci deve essere anche un qualcosa che mi porta più appunto ad aprirmi Sì. Ok, maggiormente nei confronti dell'altra persona e chiedere anch'io cosa ti piace fare nella vita, quali sono i tuoi hobby, i tuoi interessi, le tue passioni. curiosità, quando si avvicinano a te, cercano di conoscerti e fanno leva sui tatuaggi e i capelli, è un qualcosa che tu hai sentito tutti i giorni che ti fa ugualmente piacere oppure preferisci che si concentrino su altro? Aspetta. Che però vengano da te con cose giuste, cioè con cose originali, sia sui capelli che sui tatuaggi. Allora, se è un qualcosa originale, sì. Ok? Se devono essere sempre le stesse cose, sinceramente no. O battutine del cavolo sui Cosa capelli, ti che adesso non dicono? sto a Alla rossa di dire. capelli voglio Sì, vedere. tutte quelle battutine, cioè che lì proprio neanche da rispondere praticamente. Però se è un qualcosa di simpatico, tipo io ho il tatuaggio qua con i pandistelli e quindi mi fai la domanda sul pandistello, oppure perché il bonsai, perché il gatto col sushi, Ma cioè ci sono. perché i pandistelle? Perché ti piacciono i pandistelle? O perché hai Esatto. fatto sei una drogata di Esatto. pandistelle? Esatto. Però da lì Sai poi dov'è? ho fatto un pandistelle però è kawaii, quindi è con una faccina Se sorridente, ti molto tocca dolce. veramente un pandistello, sta pazza. Esatto. Quindi una banalmente può dire, non lo so, con la scusa dei pandistelle, ma di qualsiasi cosa, del sushi, il gatto col sushi, cioè ce ne sono di. Cioè, piuttosto di dire, oh, ma perché hai fatto quei tatuaggi? Osserva e fai una battuta sul tatuaggio in sé. Creare delle congetture circa i tatuaggi o un dettaglio che la ragazza ha vi porta a farla parlare, specie se la domanda è una domanda finale aperta. Quindi è sì, parte con un'affermazione, però poi tu vuoi sentire la sua, no? Anche non so poi se sia così,
dire dentro la frase, non so poi se sia così, mentre stai applicando una congettura sul fatto del perché si è fatti i capelli rossi, piuttosto che il fatto che ha il gatto col sushi, piuttosto che X, crea poi in lei quella voglia di ribattere con un qualcosa di lungo, perché ti stai interfacciando sulla sua vita. E tutti amano parlare di se stessi, di loro stessi, no? Ok, va bene, ci siamo. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Ecco, quindi evitate le frasi della serie. Quanti tatuaggi hai? Qual è il tuo tatuaggio preferito? Piuttosto puntate su uno che vi colpisce e fate una battuta o chiedete il perché di quel tatuaggio, come hai detto tu. Non so se è per questo. Cioè il darsi una spiegazione del perché hai fatto una determinata cosa o scelta, chiaramente. Ok, va bene. Di che anno sei tu? 93. Ah, sei grande. Grande. No, sì, in realtà sì. Sono una Giulia grande, insomma. Sono una Giulia grande, purtroppo. Ok, va bene allora. Sono rimasto male, cazzo, ho detto, minchia, questo qua è del 2001. Sì, di solito mi danno tipo 22 anni, giù di tu lì. Tu ne hai 29. 28. 28. Va bene, insomma. Shock. Reaction shock. No, va bene. E mettiamo poi il numero di telefono di Giulia, non ce l'ho neanche io. Mettiamo l'Instagram. E vi facciamo, ok, contattate così voi. Va bene, ragazzi, buonanotte.